Fernanda Cecchini, la difficilissima emergenza che stanno attraversando i produttori. Conclamando dei danni enormi da un punto di vista fitosanitario sui cereali autunno-vernini, dei ritardi importanti, molto importanti, sui trapianti delle colture industriali e nel contesto comunque un ritardo vegetativo che è ormai nell'ordine di un mese. Queste cose accumulate ci fanno veramente al momento preoccupare tantissimo e di dire che ormai il danno è conclamato. Speriamo che la situazione migliori, purtroppo le previsioni non sono buone e è una situazione eccezionale. Agiremo su più fronti, ha detto Fernanda Cecchini, dalla Conferenza Nazionale degli Assessori all'Agricoltura alla Commissione Europea per dare risposte alle attese degli agricoltori danneggiati, ma è prioritaria un'attenta ricognizione dell'emergenza. E stiamo con il tavolo verde intanto facendo una ricognizione per avere una cognizione di causa precisa e subito notificare questa nostra situazione al Ministero e poi al nostro rapporteur della Commissione Europea, perché non vorremmo correre il rischio anche di insomma perdere risorse e non poterle mettere a disposizione del comparto agricolo. Intanto il maltempo oggi sembra aver concesso una tregua, ma ieri sera forti disagi a Terni. Vediamo cosa è successo. Un autentico diluvio si è abbattuto per circa due ore dalle 17.30 alle 19.30 di ieri su Terni. Pesantissime le conseguenze per il traffico. La città è stata paralizzata dalla chiusura di alcuni sottopassi. La situazione è stata particolarmente delicata in via Bramante, con auto e mezzi pesanti bloccati. Traffico in tilt sull'asse Ponte Allende, Viale dello Stadio, Viale Borzacchini, dove si sono formate code chilometriche. Chiuso anche il sottopasso di via Breda. Le zone più colpite sono state il centro cittadino, Borgo Rivo e Borgo Bovio e il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato dalle chiamate per allagamenti di cantine, garage, taverne e per la rimozione di rami pericolanti. A scopo precauzionale è stata chiusa al traffico via del Gioio. In totale gli interventi effettuati in poche ore dai vigili del fuoco di Terni sono stati quasi 50. Solo in serata la situazione è tornata alla normalità. E questa mattina è stata assegnata la borsa di studio intitolata alla memoria della studentessa inglese uccisa a Perugia, Meredith Kircher, e c'era anche la sorella questa mattina alla Sala Rossa di Palazzo dei Priori. C'era anche Stephanie Kircher, accompagnata dal legale della famiglia, l'avvocato Francesco Maresca, alla cerimonia di assegnazione della borsa di studio intitolata Meredith. La cerimonia si è svolta questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori a Perugia. Il sindaco Vladimiro Boccali ha consegnato la borsa di studio alla studentessa vincitrice, Olivia Taylor. Hanno partecipato anche il rettore dell'Università per Stranieri, Giovanni Paciullo, oltre al presidente dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, Maurizio Oliviero. Lo scorso anno il Comune di Perugia ha promosso il progetto realizzato con il supporto di Università per Stranieri Adisu di istituire una borsa di studio intitolata Meredith e destinata ad uno studente, studentessa di nazionalità britannica da selezionare attraverso l'ambasciata italiana a Londra, che potrà così frequentare gratuitamente un corso di lingua e cultura italiana all'Università per Stranieri. Il Comune si fa carico del viaggio aereo da Londra a Perugia e ritorno, mentre l'Adisu provvede al soggiorno in una residenza universitaria e fornisce i pasti presso una delle mense. Torna a Perugia per un evento felice, gioioso, è contenta per l'occasione che Olivia avrà qui a Perugia di vivere questo periodo nella nostra città e è contenta che questo momento è anche un momento di memoria felice della sorella Meredith e la famiglia è con lei in questo momento. Sentiamo allora sul valore dell'istituzione di questa borsa di studio intitolata a Meredith l'opinione del sindaco di Perugia, Vladimiro Boccali. Ma questo sia il modo migliore per ricordare Meredith e per lanciare un messaggio in questa che è una delle storie più drammatiche della nostra città, che ha segnato il nostro presente e il nostro futuro
in questa bulimia mediatica la presenza della vittima vera è quasi scomparsa e noi la vogliamo ricordare e l'abbiamo voluto fare nel modo migliore, quello che secondo noi anche Meredith avrebbe apprezzato di più, cioè invitare una sua collega, una studentessa a venire qui in Italia e ad amare Perugia come l'ha amata Meredith e come l'ha amata la sua famiglia. Sono 706 richiedenti asilo e rifugiati accolti tra il 2001 e la fine del giugno 2012 in Umbria, in 11 anni, provenienti da 44 paesi. I dati sono emersi dal secondo rapporto regionale SPRAR. L'ondata di immigrazione proveniente dal Nord Africa a seguito delle cosiddette primavere arabe è un fenomeno che negli ultimi due anni ha comportato importanti cambiamenti all'interno della rete SPRAR, Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, anche in Umbria. A distanza di tre anni dalla pubblicazione del primo rapporto regionale, l'ANCI ha presentato i dati relativi al secondo rapporto nell'ambito della settima edizione del progetto Diritto di essere in Umbria. Ci vuole programmazione, ci vuole una spinta dal basso perché i governi nazionali in Europa arrivino ad una normativa unitaria che non faccia dell'Italia l'unico paese esposto a queste ondate di immigrazioni, e lo sanno bene i comuni e appunto le associazioni, le istituzioni che stanno nel territorio, che bisogna creare quella rete di accoglienza che è insieme di diritti e di doveri. Nel corso di 11 anni, dal 2001 alla fine del giugno 2012, in Umbria sono stati accolti 706 richiedenti asilo e rifugiati provenienti da 44 paesi, a fronte dei 92 posti disponibili. L'80% uomini, il 20% donne. Di questi, oltre la metà, il 57%, sono adulti tra i 18 e i 27 anni. Il 23% dei richiedenti ha chiesto protezione umanitaria, il 16% protezione sussidiaria, il 15% di essere riconosciuto come rifugiato e il 46% lo status di asilo. Certamente una riflessione c'è da fare in un momento così critico anche per noi proprio, ma la nostra Costituzione deve garantire, perché appunto l'articolo 10 parla del diritto di asilo, quindi queste persone non è vero che sono tutte clandestine, non è vero che almeno in alcuni casi hanno dietro delle storie di violenza, di lesione dei diritti fondamentali nei propri paesi, di guerre civili, e quindi vengono per aver riconosciuto proprio quello status di rifugiato. Per questo l'Umbria continua a puntare sulla sinergia protezione civile, regione, ANCI, ARCI e Caritas per gestire e superare l'emergenza e per garantire loro il diritto di essere in Umbria. Numeri positivi per il traffico dell'aeroporto San Francesco di Assisi. A maggio un più 10%. Sentiamo Marcello Migliosi. Anche nel mese di maggio continua il trend di crescita dell'aeroporto dell'Umbria, 20.766 passeggeri transitati con un incremento del 10% rispetto al 2012. Dall'inizio dell'anno la crescita è dell'11%. L'aeroporto San Francesco d'Assisi, anche con le condizioni meteorologiche avverse, ha vissuto ieri una giornata di traffico particolarmente intensa, con tutti i reparti operativi impegnati a pieno regime. Oltre al normale traffico di linea, sono transitati nel corso di tutta la giornata numerosi voli charter ed executive che hanno portato in Umbria passeggeri da ogni parte d'Europa. Si sono registrati arrivi da Parigi, Praga, tre voli dall'Ucraina e uno dalla Germania, mentre sono rientrati dopo alcuni giorni trascorsi in Umbria oltre 80 passeggeri del volo charter di rientro ad Anversa ed altri gruppi più piccoli di ritorno a Mosca, Glasgow e Francoforte. Il forte aumento del traffico executive gestito da SASE in collaborazione con Delta Aerotaxi testimonia la fruibilità dello scalo e l'interesse crescente verso la nostra regione. Domani inoltre partirà il volo inaugurale Perugia-Bucarest operato dalla compagnia low cost Wizz Air con aeromobili Airbus A320 da 189 posti. I voli sono programmati ogni mercoledì e domenica con tariffe promozionali a partire da €14,99. Il 52esimo concorso delle infiorate di Spello è stato vinto dal gruppo Fonte di Borgo. Paola Costantini.
Dopo due vittorie consecutive, il gruppo Filippo Petrucci ha ceduto l'ambito trofeo Pro Perzio al gruppo Fonte di Borgo, proclamato vincitore assoluto del 52esimo concorso delle infiorate di Spello con l'infiorata numero 13. La vittoria è stata assegnata dalla giuria per la seguente motivazione: perfettamente riuscita ed equilibrata sia nella propria leggibilità della tematica religiosa, sia nella sua coerente elaborazione, dimostra complessità dell'opera floreale e raffinata accuratezza di realizzazione. La freschezza dei colori e l'accostamento cromatico rendono l'insieme armonioso ed equilibrato. Secondo e terzo classificati, sempre per la categoria quadri, sono stati il gruppo Lisa con l'infiorata numero 12 e il gruppo Aisa che con l'infiorata 21 si aggiudica anche il premio Daniele Ciampetti per l'infiorata più votata dai maestri infioratori. Il primo premio della classifica degli under 14 è andato al gruppo Aisa Junior, seguito dalle infiorate del gruppo Un filo per la vita e Piccoli artisti di strada. Le infiorate di Spello anche quest'anno hanno dimostrato il valore artistico delle opere, mettendo in evidenza l'impegno e la passione che animano tutti coloro che lavorano per realizzarle. E da un evento appena concluso a un evento che si è appena aperto ed è ancora in corso fino al prossimo 31 agosto, un calendario ricco di eventi animerà Montefalco con l'edizione 2013 di Armonie d'Arte. Vediamo. Un percorso dove si intrecciano tessuti, note, immagini, parole, suggestioni artistiche e sapori. È Armonie d'Arte che si è aperto a Montefalco e prosegue fino al 31 agosto e si ispira alla dicotomia tra sacro e profano. L'associazione Montefalco in Arte, che organizza l'evento, propone un calendario di appuntamenti che abbraccia tutta l'estate. Due sono le mostre in programma. Dal 2 giugno fino al 14 luglio le sale del Museo di San Francesco ospiteranno il sacro e il profano, storie di costume e di cinema, a cura di Alessia Vergari, con i costumi di scena realizzati dal premio Oscar Danilo Donati per i film di Pierpaolo Pasolini. Ha fatto quello che per me è un'opera artistica del cinema. Infatti nei suoi film possiamo notare grandi riferimenti alla storia dell'arte e a quello che è la poesia che poi lui scrive in tutti i suoi scritti e in tutto quello che ci ha lasciato dopo il 75 della sua morte. Sabato 27 luglio le sale espositive del museo lasceranno il testimone ad un'altra mostra, Dalla grazia alla bellezza inquieta, a cura di Paola Bortolotti, Andrea Grisanti e la stessa Alessia Vergari, dove fino al 31 agosto saranno protagonisti i costumi e gli accessori di scena dei film come Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e La figlia di Elisa, Ritorno a Rivombrosa di Stefano Alleva. Il tutto arricchito da una serie di eventi collaterali. Senz'altro, tutte le sere gli spettacoli saranno, le mostre saranno accompagnate da spettacoli logicamente riferiti a tema, che vanno dal 700 all'800 fino ad arrivare al 400. E dal 7 al 9 giugno si svolgerà la seconda edizione di Bettona Borgo Fiorito. Vediamo. Fiori, musica, spettacoli, arte, prodotti tipici, intrattenimento per bambini e mostre. Tutto questo è Bettona Borgo Fiorito in programma dal 7 al 9 giugno 2013. Borgo Fiorito è un evento che mira a valorizzare il centro storico rendendolo esteticamente più piacevole e attrattivo per turisti e residenti attraverso la decorazione floreale da parte degli abitanti del borgo di finestre, balconi, terrazzi, giardini, cortili, angoli e scorci visibili dalle vie del paese. In occasione della seconda edizione l'amministrazione comunale di Bettona in collaborazione con la Proloco ha valorizzato l'evento mediante l'organizzazione di spettacoli e momenti di svago. Lungo le vie e nelle piazze del paese troverà spazio l'intrattenimento per tutte le età. Durante la 3 giorni della manifestazione sono previste mostre di pittura, fotografia, arte moderna e vestiti storici, spettacoli con gli sbandieratori di Città della Pieve, concerti swing, jazz e canzoni d'autore, passeggiate culturali nel centro storico di Bettona, mercatini dei prodotti tipici locali, artigianate e hobbisti. Sarà premiato anche il vincitore del concorso Bettona Borgo Fiorito, riservato ai residenti del centro storico della città. Ed è alle porte la quarta edizione del Festival di Cinema di Animazioni, presentata all'edizione questa mattina a Perugia, per noi Valentina Baldoni.
Rabbit Fest, festival di cinema di animazione organizzato dall'Associazione Culturale Skank, ritorna quest'anno il 14, 15 e 16 giugno ai Giardini del Frontone di Perugia. Questa quarta edizione propone un concorso per cortometraggi animati organizzato in collaborazione con Cinegatti e con il patrocinio del Comune di Perugia. La competizione a tema libero è aperta a tutte le tecniche di animazione e è stata pensata per premiare il miglior lavoro scelto attraverso il voto del pubblico e della giuria formata dai componenti dell'associazione. Tra i circa 400 lavori arrivati da tutto il mondo ne sono stati scelti 25 per la proiezione al frontone, due dei quali consigliati ad un pubblico adulto. L'animazione è un modo per avvicinare non soltanto il pubblico infantile, ma tutti quanti. Ed è bellissimo quando noi siamo al Giardino del Frontone e ci arriva il ragazzino di 15 anni come la mamma col bambino. Il tema di questa edizione, Prospettive, ha voluto stimolare nei partecipanti la capacità di trattare i problemi da diversi punti di vista, con un'attenzione particolare alle tematiche sociali. Abbiamo cercato non soltanto di dare spazio a quelle che sono le nuove tecnologie in campo di animation, appunto, ma anche alle tematiche che al giorno d'oggi, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, sono calde, sensibili. Valentina Baldoni, TF Channel News, Perugia. Pagina sportiva, il quadro completo delle varie notizie di sport della nostra regione con le nostre flash news a cura di Paola Costantini. Si sono svolte a Perugia le selezioni degli atleti di bodybuilding che parteciperanno al campionato europeo che si svolgerà a Bussolengo l'8 giugno. Sono 100 gli atleti in gara provenienti da tutta Europa, 13 le nazioni partecipanti, in palio i titoli europei della Federazione Internazionale. Ampio spazio alle categorie juniores e seniores. La Libertas Perugia avrebbe dovuto recuperare domenica prossima una delle due partite non disputate contro Grosseto, ma le due squadre hanno ottenuto dalla federazione di differire gli incontri a fine stagione. La Libertas Perugia ha inoltre ottenuto il benestare della federazione e del team avversario di disputare l'ultima giornata di campionato il 4 agosto contro l'Arezzo fuori casa. Il vulcanico direttore sportivo della Ternana Futsal, Damiano Basile, ha messo a segno il secondo colpo di mercato. Dopo Jessica Exana, un'altra top player, si sta per aggiungere al team delle Ferelle. Il suo nome è Sofia Vieira ed attualmente è il perno centrale della squadra nazionale portoghese. La trattativa è nata e si è conclusa nel ride che Damiano Basile ha fatto a Bilbao la scorsa settimana in concomitanza con la Final Eight della Coppa di Spagna. Francesco Magnanelli, tifernate doc e capitano del Sassuolo neopromosso in Serie A, è stato premiato dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetti e dall'assessore allo sport Massimo Massetti con una targa della città per gli importanti traguardi raggiunti in questa stagione. Francesco, che ha tirato i suoi primi calci al pallone nella scuola calcio Tiferno 90, oggi diventata Junior Tiferno, ha portato al sindaco la maglia col suo inseparabile numero 4 e ha ringraziato tutta la giunta comunale e tutta la città per l'affetto dimostratogli. È tutto per questa edizione di TF Channel News, io mi fermo qui, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Una lieta giornata a tutti voi, amici di ilmeteo.it, da parte di Simone Soldan. Ecco le previsioni per martedì 4 giugno. L'Italia è interessata da infiltrazioni fresche dai quadranti nord-orientali che causano precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al centro e in parte anche al sud. E come di consueto nel dettaglio. Al nord i cieli si presentano per la maggior parte nuvolosi, con piogge anche moderate sul Piemonte occidentale, specie cuneese su Liguria di Ponente. Rimangono soleggiate le Alpi e le Prealpi tutte. Al centro, molte nube ovunque, con piogge diffuse sulla Sardegna, piovaschi su Marche e localmente sulla Toscana, piogge temporali invece sul Lazio e verso gli Appennini centro-meridionali. Nelle regioni meridionali il tempo è molto instabile, con piogge diffuse sulla Campania e anche con qualche breve temporale nel pomeriggio. Piovaschi sparsi sul resto delle regioni, ma alternati anche a schiarite. Rimane sempre ampiamente soleggiata la Sicilia, che non risentirà degli effetti di queste infiltrazioni fresche. L'aggiornamento anche per oggi termina qui. Simone Soldan vi augura di trascorrere una buona giornata in compagnia delle previsioni di ilmeteo.it.